Gira la telecamera! La devo fare? Oh, mi fa una spalla. La mia spalla. Che video facciamo? La mia spalla. Un anno fa feci una serie di 3 episodi sulle tendenze del mondo, ma anche serie. 3 è una serie, è una combo, è una... Dobbiamo ancora vederci il film di 2 ore e mezza indiano. No, mi hanno dato il copyright su quel video, quindi col cazzo che lo guardo. Ma anche quelle italiane non scherzano, infatti ieri stavo curiosando. Lo so, ci trovi video sugli squishy. E ancora peggio, Andrea, religione. Cos'è? C'è il Vaticano in tendenza? Questo video qui, appare in cielo la Madonna, grida e pianti dalla folla sconvolta. Vediamolo, finalmente c'è un video perché le raccontano solo la Madonna di Fatima. Aspetta, io ti dico, fosse un video serio? Facciamo vedere il video di Andrea, che lui è molto religioso. Mettiamo una parola in HD almeno. No, Andrea. Le apparizioni della Madonna non appaiono non in HD. Bravo. Madonna appare solamente in 480p o meno, perché poi sennò la gente vede bene il suo volto. Guarda la Madonna e senti le urla. Stanno sgozzando un bambino? È un PNG quello. È un PNG, c'è l'effetto di opacità tirato su. Cioè, se voglio, la Madonna può apparirmi anche qui. Oh mio Dio, è apparsa la Madonna. Oh mio Dio! Cacciala via! Cacciala via! Via. Questo qua è il videone da tendenza. Ma questo è un capretto, Leo. Già che va in tendenza questa cosa qui, sei perplesso. Ma 864 commenti sono il meglio del meglio. Vergogna, comunisti! Bravo Silvio. Meno male che c'è lui. Ero ateo, poi ho visto questo video. Ora sono ateo per mal di testa. Ma questi sono quelli che la perculano. Aspetta quando arrivi a quelli seri che ci credono. Alessandro Borghese, la tipa con orgasmo in sottofondo è da 10. Secondo me potrebbe essere tutto un inganno, il risultato di una proiezione di tipo olografico. Questo qui secondo me ha veramente studiato cinema. I diffidenti potrebbero dire Photoshop. E lui ci mette del suo. Al di là del tipo di tecnologia che hanno usato, deve essere alta tecnologia. Poi per il resto è solo un'idea magari. Voi ne sapete di più di me. Per tutto il resto è falso. No, per tutto il resto c'è Mastercard. Urge una reaction. Ti hanno anticipato. Ma un giorno, se lo faccio uscire in tempo posso ninjarlo io. Non lo farei mai uscire in tempo. Uscirà fra un mese questo video. Non si entra nella rottura della vita. Attivamente le urla veramente sono quelle che hanno aggiunto. Sto Zetano, mio amico che l'ha scritto. Sono gli alieni. L'Italia sconvolta, i video che i media non vogliono farvi vedere. È tipo nel porno, i medici odieranno questo. Questo consiglio. È a portare di là è scesa la Madonna. Avete usato il proiettore della LIM della mia scuola, ecco perché non c'è più. La fede è ben altra cosa, studiate capre. Aspetta, voglio vedere la risposta a quella della fede è altra cosa. Caloni fanatici. Ma dai, fai di questi mongoloidi analfabeti. Le apparizioni esistono e come? Io non dico di questo video, ma in generale cosa c'è da studiare? Mica le esperienze spirituali si possono... Potrebbe cominciare studiando la grammatica. Ha avuto più apparizioni della Madonna che virgole questa persona. Cara. Ci sono pure bestemmie in questi commenti. Ma neanche il papa crede a sto video. Semplice, proiettore. Cosa... Ma quale proiettore? Cosa si fa per denaro? Tutto business. Già, business. Il business è una cosa seria. Ai 50enni che sono rimasti all'epoca dei proiettori. Non lo so, Rick. Mi sembra falso. Io vedo soltanto una troia. Poi vorrei tanto che fosse vero, ma temo proprio che sia un falso. E questo non ci aiuta certamente ad avere fede. Ah, povero Gioacchino, come farà senza la sua Madonna? A me stava salendo la fede dopo questo video. Falla calare che altrimenti comincia a pregare per la messa domenica. Forse non devo sniffare quella cocaina. Sto vedendo la Madonna. Dopo il miracolo di Gesù l'anno scorso in tendenza arriva questo. Qual era il miracolo di Gesù l'anno scorso in tendenza? Tipo un video uguale. Ma che poi era in tendenza. Ma era lo stesso video. Non era questo. Sì, so che li ha messo sopra. Era in tendenza un video di ti ricordi che era in tendenza un video di 4 anni fa l'anno sì. scorso? Era quello lì che era della Madonna o beh, di Gesù. Particolarmente uguale. Sì, era sempre un'apparizione del cristiano. Ma questo qua è una serie. Le apparizioni, cambia PNG e continua ad andare avanti. Quasi mi fregavi. Non sia mai Birbone. Ma perché finisco in tendenza notizie fake? Io l'ho agito così dopo aver visto Putin in cielo. Le views comprate? Punto di domanda. No, la gente se le stava proprio guardando sto video. Arkez 06 ci ha spiegato tutto. Cioè, dall'alto dei suoi 12 anni, le urla e l'immagine della Madonna sono fake. Sono semplicemente applicate sul video. No.
Cioè, tu vuoi dirmi che non è veramente... 06 vuol dire che ha quanti anni? 12. 12? Forse anche 11. A 12 anni, teoricamente, l'ironia è già sviluppata. Non lo so, c'è più fede che ironia, deve ancora farla la cresima. Voglio la reaction dei mates di FamiJ. Ragazzi, siamo le brutte copie. Siccome il volto della Madonna non lo conosce nessuno, il volto che appare è l'immagine di tante figure cattoliche che disegnano il volto della Madonna in quel modo. No, figurine, non figure. Figurine panini. Cazzo, ho trovato San Gennaro, che culo. Ce l'ho, manca. Lazzaro si evolve, il Lazzaro risotto. Dico io, ma perché fare queste cose che ingannano la gente? Posso credere alla luce che abbaglia e pulsa, ma perché aggiungere il falso ogni volta? Non fate altro che allontanare gli uomini dalla fede in Dio per le vostre bugie. Posso credere nella luce in alto che pulsa. C'era una discoteca. Ma questo qua può anche votare. Adesso ti metto sotto la musica di Instagram. Vorrei questo effetto di Instagram. L'effetto Instagram Madonna. Ti appare dietro e quando c'è il puma puma puma. Quanta inciviltà si legge nei vostri commenti. Ogni giorno sento parlare la gente del degrado morale in cui ci troviamo e che vorrebbe un mondo migliore, ma il 99% di quelle persone non fa nulla per migliorare questa società. Ripeto, nulla, eppure continua a lamentarsi. Proprio come detto. Poi c'è quell'1% che fa le reaction. Esatto, e migliora un po' il mondo. Più bestemmie che altro. Che strano trovarle qui le bestemmie. Non ha settato bene il Nightbot. Che cosa ci era in quella particola? A Giovanni Malannata risponde: vorrei rispondere a quella persona K, i commenti volgari tienili dentro di te, tu puoi dire su K li pubblica, no, toccare K, no, si può difendere. Vabbè, ha ragione. La Madonna era in discoteca. Mi dicono dalla regia che è un fotomontaggio. È un po' come un leggendario, Stolti. Stava evolvendo, l'animazione era quella. Tan 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 tan. Dov'è successo? I TG non parlano. Vogliono nasconderci tutto quanto. Strano che il meteo.it non l'abbia previsto. Più falso di Just Remo. Credo non ci sia bisogno di bestemmiare per cercare di fare scandalo, tanto ormai non si scandalizza più nessuno. Trovo che fare dei commenti su una cosa assurda del genere, sia imprecando che chiedendoci se potrebbe essere vero, fa immediatamente capire la profonda ignoranza che c'è in tutti noi, specialmente il commento che dice che la Madonna non è nella Bibbia. È arrivato qualcosa? Il lettore della Bibbia. Siamo di fronte a un deserto delle coscienze private ormai di... io fin là non ci leggo, mi fai control più o me lo fai leggere con calma. Siamo di fronte a un deserto delle coscienze private ormai di ogni cosa. È profondo, lui fa riflettere. È quello che legge in chiesa ogni domenica. Vedete che c'è la gara della gente. No, non ce l'ho presente onestamente. Quando sei andato alla cresima qualcuno avrà letto la lettera di Giovanni Apostolo. Sì, secondo me io ero attento, secondo te. Ero sempre in fondo con le persone alte, perché ero un ragazzino più alto di me e non vedevo un cazzo. Che sia vero potrebbe essere, perché San Luigi Grignon de Montfort cos? Boh, l'ha inventato lei. Diceva che lo Spirito Santo all'inizio ha tenuto nascosta Maria, ma che alla fine dei tempi la renderà manifesta come l'aurora che precede il sole. Sì, tocca palle se questa è la fine dei tempi, perché c'è un video in tendenza della Maria su YouTube. Quindi si sta preparando per il suo ritorno glorioso. Sì, Teresa, proprio quello. Ci ha proprio preso. Metto sulla pasta. Avrà sicuramente fame dopo 2000 anni. Deve essere bello non rendersi conto di niente. Mistificazione della fede con impatto teatrale. Vi diranno: eccolo là, oppure eccolo qua, non seguiteli. Gesù sulla croce disse: tutto è compiuto, non ci saranno altri messia dopo di lui. Meno male, e va bene così. Anche se un angelo dal cielo scendesse che annunciasse un Vangelo diverso, sia anatema. Anatema del drago, costo 5, 2400 di vita. È falso, non, è falso, non va. Di Yu-Gi-Oh. No, è falso, Gesù ha detto di no. Raga, ma chi cazzo crede più a Gesù? Guarda, saliti qualche commento e ne trovi. Quando è successo a marzo? Perché io non c'ero? Lucifero non ha luce interiore e non ne emana. La attira da fuori con le attenzioni. Vedi tutti coloro che vanno in televisione o fanno lavori per mettersi in mostra. Noi siamo la impersonificazione di Lucifero. Attenti a saper discernere che Mon è da tutti. Che... La Mon è da tutti. Sono quelle cose che dicono su Radio Maria. Lei ci sta ricordando. Quanti commenti ha fatto? Poi apparve nel cielo un gran segno. Una donna con la luna. Questo. Io mi sto immaginando le pup di Poldo leggendo questi commenti. Leo, ti do un consiglio. Oscura questo nome perché sicuramente verrà a denunciarti. Mi querela. Però
noi leggiamo perché non è conversazione privata, si può leggere. Con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle era incinta. E poi non ha scritto lei, è tratto dall'Apocalisse. Era incinta e gridava per le doglie e i dolori del parto. Questa è la Vergine Maria che sta per partorire il Cristo, quindi la seconda venuta di Cristo per il giudizio di tutte le anime. 12 apostoli, 12 stelle. Ok? Tana. Prepariamoci alla prossima venuta di Cristo per il giudizio di tutte le anime precedute da una grande tribolazione. Peccato che c'è tanta avversione e ignoranza nei confronti della figura della Vergine, e vedo che è difficile da cambiare a meno che una persona non abbia un'esperienza spirituale diretta. I ciechi solo lo spirito li può rendere non più ciechi. Ma non c'è la virgola, guarda! Ma non c'è la virgola, non si riesce a capire un cazzo! Ragazzi, ora non li leggerò più perché siamo stufi, però voglio contare i segni di punteggiatura in questi ultimi due. Aspetta, ce ne sono due anche sopra. Risali un po', eccolo. Allora, 0 virgole. Un punto di domanda. Uno. E virgolette per la citazione. Ah, due. Perché se no Gesù si arrabbia se non lo citi, eh. Non le ha chiuse. E la virgoletta tra il 12 e l'1. La citazione l'ha aperta, ma non l'ha chiusa. Questo dimostra che il tasto per fare la virgola ce l'ha. Non è che ti hai rotto quel tasto. Buongiorno, farei un computer, una tastiera, però senza virgola. Magari l'ha rotto, no? Qui le è cascato un punto per sbaglio. Scusa, ha detto, non so di vita, ributtali un po' a caso. Qui niente, niente. Una virgola dell'8,1. Un punto. È una virgola. Attenzione. Ah, forse perché è una citazione pure questa. Si è fatto capo in colla. Capo in colla, esatto. Un punto di domanda. Cioè, 5 segni di punteggiatura, tra cui punti di domanda che devi metterli per fare delle domande, quindi posso anche levarli. Un punto per sbaglio e una virgola. Ciao. È un ologramma proiettato sulla cupola della terra piatta. Proiettato dai massoni comandati dai rettiliani. Fanno questo per ingrannarci. Svegliatevi, Satana si sta impossessando di voi. Brutte teste di cazzo, svegliatevi. È solo una nuvola con riflesso del sole, madonna. Ma per ma quale nuvola? Le nuvole quando, fanno riflesso. Quando spotti perché sono idioti e tu sei un idiota a tua volta. Che dire, ora voi ci credete alla madonna? Sì. Io per la prima volta so, ragazzi, che nel mio canale non c'è un altro, ma per la fede io faccio questo e altro e lascerò questo video che andrà in opacizzazione nera. Una cosa? Opacizzazione. Puoi ripetere cortesemente? Si opacizzerà. Però sempre fallo, di più. Fallo con i santi dietro. Ok, sì, appare la Madonna pian pianino con sotto un canto angelico. E mi raccomando, credete. Credete tutti. E puoi far apparire un barboncino. Va bene.